Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore. Ironica, solare, umile ma soprattutto bellissima e talentuosa, nel corso della sua carriera ha raggiunto livelli alti di share con le sue conduzioni di successo. Parliamo proprio di lei, Michelle Hunziker. Ha condotto diversi show come il TG satirico Striscia la notizia, Michelle Impossibile, Paperissima e Love Bugs. Sono spuntate fuori delle foto che parlano di lui, in quanto la fiamma non si è mai spenta. La donna ha cominciato a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al concorso di bellezza all'interno del programma Buona Domenica, cui si aggiudica la fascia nell'edizione dal 1993 al 1994. Da quel momento in poi, la donna ha la possibilità di collaborare in diverse trasmissioni tra cui Mai Dire Lunedì con Igia Lappas Band, I Cervelloni con Paolo Bonolis e in una trasmissione insieme a Pippo Baudo. Nel 1999, dimostra di avere un talento per la conduzione cominciando da Cinderella, programma trasmesso in Svizzera dove ha la possibilità di farsi conoscere e dimostrare la sua competenza artistica. Non tutti ne sono a conoscenza, ma la donna ha una fobia chiamata tripofobia che ha rivelato nel suo show All Together Now, dedicato alla musica e alla ricerca di nuovi talenti. Ho una fobia, si chiama tripofobia, oramai lo sanno tutti, amici e parenti che ho questa fobia, ci sono dei momenti in cui sono triste, ci sono dei momenti in cui le cose non vanno come vorrei. Ella è stata legata al cantante Eros Ramazzotti da cui ha avuto una splendida figlia, Aurora, che entrambi presto li renderà nonni di uno splendido maschietto. Oggi, i due hanno raggiunto la consapevolezza del loro rapporto speciale e della loro amicizia e legame indissolubile. Successivamente, per ben 10 anni, è stata legata a Tommaso Trussardi da cui ha avuto 2 bimbe, Sole e Celeste. Con un comunicato stampa, hanno dovuto comunicare la fine della relazione. Ma a quanto pare, come dice Antonello Venditti, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Sarà effettivamente così? A rivelare un possibile riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi ci pensa l'editoriale Chi, che mostra un possibile ritorno di fiamma tramite alcuni scatti milanesi. Tommaso è stato immortalato dai paparazzi mentre entrava nell'appartamento dove vive la sua ex e, secondo il magazine, il 39enne si sarebbe intrattenuto a casa della conduttrice per tutta la notte. I fotografi presenti lo avrebbero immortalato mentre andava via il giorno seguente, dopo il forte pressing della conduttrice, che, archiviata la storia con Giovanni Angiolini, è tornata sui suoi passi ricercando l'ex marito, tra i due sta rinfocolando l'amore, in questo momento splende il sole degli affetti ritrovati. Prove di riavvicinamento tra i due? La bella Michelle ha avuto un flirt con Angiolini e insieme hanno vissuto un'estate bella e bollente. A fine agosto la notizia della rottura e Chi svela, il punto focale del ritorno di fiamma tra Michelle e Tommaso è la gravidanza di Aurora, già, perché Aurora e il patrigno, dopo un inizio idilliaco, si erano allontanati e, soprattutto nell'ultimo periodo, il loro rapporto si era ridotto quasi al semplice ciao. Oggi però è tornato il sereno anche tra loro due, motivo in più per ricomporre il quadro familiare che si era scomposto. Ben sapendo che l'amore, quello vero, no, non era mai finito. Bocche cucite, al momento, da parte dei diretti interessati, ma sappiamo che la costruzione di questo nuovo amore non può essere smentita.
Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.